Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscoli a Vita, un altro video di questa serie di piccoli video informativi. Oggi volevo parlare della forma corretta, perché ogni volta che vedo qualcuno in palestra, che faccio un movimento, c'è qualcuno che sempre commenta: la forma è sbagliata, non è la forma corretta, dovresti fare questo o quest'altro. Allora volevo un attimino fare un video al riguardo. In primis, esistono diversi tipi di forma corretta. Se tu chiedi a uno certo specialista o a un altro, molto probabilmente ti diranno che le basi sono le stesse, ma hanno una piccola variazione, cambiano. Ad esempio c'è qualcuno che nello squat dice che le ginocchia devono andare oltre le punte dei piedi, altri che dicono non devono mai andare oltre le punte dei piedi, e li trovi, ma anche in gente veramente esperta, lifter molto esperti, che hanno queste appunto idee contrastanti. Volevo un attimino parlare proprio di questo e di perché, a mio avviso, esiste una base di forma corretta, ma in realtà la forma corretta che proprio prendi da un libro e dici ok, devo fare questo, non esiste. Potrebbe essere una cosa che sconvolge un po' di voi, ma secondo me quindi la forma corretta non esiste. Per quale motivo? Parlando per esperienza personale e avendo visto altri ragazzi in palestra, molti di noi siamo messi o siamo formati in modi diversi. Abbiamo diverse inserzioni muscolari, abbiamo diversi legamenti, abbiamo diversi livelli di flessibilità, e tutto questo fa in modo che i nostri movimenti potrebbero essere un pochino diversi. Se noi proviamo ad essere conformi ad una tecnica che abbiamo sentito che è la forma corretta, invece magari rischia che possiamo farci del male, perché il nostro corpo non dovrebbe seguire quella forma corretta. Vi faccio un esempio per spiegare il tutto. Come sapete, sui lateral raise tanta gente consiglia che devi portare il gomito più in alto del polso, quindi che dovreste star facendo un lat raise così, e questo dovrebbe fare in modo a target il deltoide laterale di più e dovresti sentirlo di più. Adesso io ho provato ad allenarmi in questo modo per direi più o meno 8 settimane. Dopo queste 8 settimane che cos'è che ho visto in conclusione? In realtà le mie spalle erano un po' più doloranti, e non un dolore buono muscolare, bensì proprio i legamenti e il rotator cuff nelle spalle, sentivo del dolore che non mi era tanto normale. Ho continuato a spingere un pochino, fin quando facendo questo movimento ho iniziato a sentire la mia spalla che faceva tac durante i movimenti. Allora ho pensato, facciamo così, abbassiamo totalmente il carico, provo diverse tipi di lateral raise per trovare il lat raise, la forma che corrisponde con le mie inserzioni, i miei legamenti, la mia flessibilità e semplicemente come è strutturato la mia spalla, e non la prendo da un libro semplicemente. Facendo in questo modo ho cambiato un pochino il modo in cui faccio lateral raise. Ora lo faccio in uno un po' più avanti, quindi è come metti a 45 gradi e sento che lavora un sacco il deltoide laterale e non ho più male. L'altro invece porto indietro le scapole e faccio un movimento laterale. Sono semplicemente delle variazioni di un esercizio che numerose persone pensano che questa sia la forma corretta. Un altro esempio: potete vedere che io mi sono rotto il braccio sinistro quando ero piccolo, quando ero bambino. Questo non mi permette di twistare bene con questo braccio. Ad esempio la mia mano non va più di così. Quindi quando io vedo sulla forma corretta che dicono che devi fare un bicep curl e girare completamente, se io lo faccio col mio braccio sinistro mi rompo il polso, perché proprio meccanicamente non posso farlo. Che cosa posso fare quindi? Devo trovare la forma che mi permette di stimolare al massimo e di attivare al massimo il gruppo muscolare che sto provando a target, senza sentire per forza obbligato a fare una forma corretta, che diciamo che è quella stabilita classica, tradizionale. Un altro esempio: quando fai il lat pull down, invece di semplicemente caricare più peso e pensare sempre a portare il gomito al bacino, ho iniziato invece a tenere uno dei pollici sulla sbarra e a tirare in giù col gomito, pensando solamente al gomito che viene in giù più in avanti col pollice sulla sbarra. Questo mi ha permesso a sentire molto di più il lat che lavora, a sentire molto di più, invece di essere un movimento in cui tiro giù con il bicipite e con gli avambracci, ma sento invece molto di più il lat, che è proprio il target muscle di questo movimento. Con questo cosa sto provando a dirvi? Sicuramente ci saranno alcuni di voi che diranno eh no, però nel deadlift per forza devi passare prima il busto del bacino, eccetera eccetera, e queste cose sono tutte verissime, non le metto in discussione. Sui movimenti composti, soprattutto in quelli in cui possiamo farci parecchio male se li facciamo con una forma scorretta, è vero che dobbiamo provare, prima di allenarci con carichi più pesanti, dobbiamo prima provare a fare il movimento con carichi più leggeri, però farlo in modo più corretto, che non ci mette appunto in condizione di poterci farci male. Per gli altri movimenti, che sono le macchine, i movimenti di isolamento, delle variazioni di altri movimenti, siamo tutti diversi, abbiamo tutti una struttura fisica diversa, abbiamo tutti appunto magari avuto degli incidenti diversi che non ci permettono magari di ruotare bene la spalla, o appunto di non riuscire a ruotare bene il bicipite, eccetera eccetera. Quindi dobbiamo trovare la forma corretta per noi stessi, in cui noi sentiamo che stiamo attivando il muscolo.
Questo lo potete vedere, se non ci credete, quando andate in palestra vedete che ci sono alcune bestie che fanno delle variazioni di movimento che voi direste, boh, a me pare che lo sta facendo in maniera sbagliata. Però non sei infortunato, si allena un sacco di tempo. Qual è la differenza? La differenza è che col passare del tempo ha preso dalla forma corretta, l'ha integrata e poi ha aggiunto un poco di variazioni che gli permette di sollevare lo stesso carico o sollevare più carico senza aver paura di farsi male, con una forma corretta per lui, ovvero che riesce ad attivare perfettamente il muscolo in discussione senza seguire la forma corretta. La forma corretta è solo una ed è la forma che voi riuscite a utilizzare su un certo movimento in cui sentite veramente bene il vostro muscolo contrario, in cui riuscite ad attivare il muscolo, in cui riuscite a overload questo muscolo. È questa, secondo me, la forma corretta. Infatti, provateci voi stessi. Se andate a vedere i bicipiti ai cavi, c'è gente che lo fa in un certo modo, magari stando un po' indietro con la schiena e tirando su col gomito immobile, altra gente che porta il gomito un po' più avanti perché sente meglio contrarre i bicipiti. Quindi, con questo piccolo video volevo dirvi, la forma corretta potrebbe cambiare tra ognuno di noi. Ovviamente su squat e deadlift ci sono alcune cose di base che devono essere uguali perché sennò vi fate male, ma altrimenti tutto il resto, secondo me, la forma corretta è solamente unica a voi, basta che sentite attivare solamente il gruppo muscolare che state provando ad attivare. Questa è la forma corretta per voi. Non forzatevi a usare una forma che è, secondo i textbooks è corretta, che però poi quando la fate vi sentite male. Trovate voi la vostra forma perfetta. Detto questo, spero vi sia piaciuto il video, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qua sotto, buttateci un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!